L'UNESCO l'ha definito come un esperimento sociale e spirituale, ma secolare, cioè non religioso. Partiamo dal fatto che già di base è strutturata in un certo modo, c'è l'area verde, l'area residenziale, l'area industriale. Mauroville non è solo barbieri e motorino. In realtà ci sono tante cose, tante tante cose importanti e interessanti. Principalmente per me ho trovato una città che basa tutto sull'umanità, sull'uguaglianza, sulla pace, non ci sono differenze di religioni o altro, ognuno è libero di fare quello che vuole. Sembra quasi utopica come città, ma in realtà ci sta, cioè esiste. E dopo 20 giorni me ne sono reso conto, man mano, di tante 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 realtà. Auroville è bella perché è reale. Auroville è bella perché è reale, raccontami di più, Però soprattutto la tua esperienza. ogni individuo qua ha la libertà di esprimersi, veramente lo spazio e il tempo di esprimersi in tutte le sue possibilità. Ci si riunisce, ci si confronta, ci si comprende, si medita, si cerca di arrivare attraverso la comunicazione a un'armonia di intenti per poi fare, ad Portare esempio, avanti il progetto di Auroville, in una perché il città progetto di Auroville prevede la 50.000 abitanti. una città di 50.000 abitanti che vivono tutti in armonia. Esatto, quindi creare delle case, delle strutture per tutte le macro regioni del mondo. Era un deserto, cioè c'era solo questo albero, un albero di banano bellissimo, tra l'altro, con un sacco di rami che diventano radici e che ritornano alla terra, è veramente magico. E contando che da lì era tutto deserto e si vedeva il mare. C'è un fondo comune, tutti devono impegnarsi per realizzarlo. Alla base di questa città c'è l'unità e l'armonia. Fondo comune accessibile agli auroviliani, cioè Sì, solo agli auroviliani, è è giusto, interno agli interno. aurovigliani. Hanno scritto il concetto di questa città che poi è stata portata avanti e si sta portando avanti. A febbraio sono 50 anni che esiste. A me è capitato di stare al bar, capita sempre di andare al bar, magari dopo 2 minuti facciamo un solo tavolo, conosciamoci subito. Ho conosciuto un ragazzo di 16-17 anni che è nato qui, quindi ha utilizzato questo sistema scolastico per crescere, il meglio dal sistema italiano, il meglio dal sistema tedesco, e in più si studiano materie che sono proprio l'uguaglianza, la pace, proprio come materia. Uguaglianza, pace, umanità è una cosa bellissima. Questo ragazzo parlava già 7 lingue. Come può crescere un bimbo qua? Ci sono 20 scuole con È una metodi cosa. pedagogici differenti che per gli aurovigliani sono di accesso pubblico e ovviamente ci sono bambini da tutto il mondo, quindi si perde completamente l'idea di nazione, di patriottismo. Io sono contento di aver vissuto 20 giorni qua di questa città che è stupenda. Sono stato invitato in radio, sono stato invitato a casa a mangiare con loro. E ho avuto la fortuna di poter chiedere tante cose che sono curiosità che spingono, perché cioè, uno non ci può credere. Esistono tante comunità nel mondo, sicuramente. Questa è. E Auroville è magica perché il libero arbitrio delle persone qua ha massima possibilità di esprimersi. Ogni Non ci. persona qua può esprimersi al massimo, può fare, pensare, chiedere tutto. Sì, non ci sono barriere culturali, non ci sono barriere istituzionali, non ci sono barriere religiose, non ci sono barriere politiche. Tutte le problematiche, anche quelle dovute alla lingua, si cercano di superare per trovare un'armonia tra tutti gli esseri umani, tra la volontà di tutti, per raggiungere una coscienza comune nella più massima libertà che io abbia mai sperimentato sulla Terra. E quindi venite, se potete, credeteci. Andate, No, perché io venite perché io riparto. resto qua, perché io non me ne vado. Però Auroville è magica. Assai, Molto molto tanto, magica tanto, tanto, tanto. e Bella. dovrebbe essere così tutto il mondo. Sì, dovrebbe essere così tutto il mondo.